Ecco, il Signore ci dà occasione in questa settimana di crescere nello spirito missionario, diventare missionari e capire il suo disegno su di noi e anche il senso profondo della nostra vita, dei talenti che abbiamo ricevuto, del tempo, della capacità di amare, perché queste cose importanti hanno a che fare con la missione che Dio ci ha dato. Come alla Madonna, per esempio, sono stati dati tanti doni particolari in vista dell'essere buona madre di Dio, che è la sua missione, così anche a noi. Intorno alla nostra missione c'è un corredo di talenti, di capacità che Dio ci dà. Quindi quando noi, come cerchiamo di fare in questa settimana, approfondiamo lo spirito missionario e ci chiediamo: Signore, che ci sto a fare al mondo? Cosa devo fare? Così noi andiamo nella parte profonda della nostra umanità e sfuggiamo agli scopi del tutto insufficienti che a volte ci proponiamo nella vita. Ecco, in questa meditazione stamattina approfondiamo un insegnamento di Gesù che abbiamo avuto nel Vangelo di domenica, da Luca 10, versetto 3. Dice così: andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Ripetiamo una volta. Io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Ecco, questo è un insegnamento paradossale di Gesù che sembra strano umanamente e razionalmente, perché nessuna buona guida, nessun genitore manderebbe un figlio in mezzo ai lupi come un agnello, perché che fine fanno gli agnelli in mezzo ai lupi? Fanno una brutta fine, chiaro, no? Ecco, perché Gesù usa questa immagine per indicare la nostra missione? Soprattutto per due motivi. Primo è che noi andiamo agli altri disarmati e potentissimi, disarmati della forza del mondo, che sul prestigio, sui soldi, sulla cultura, sulle amicizie potenti. Ecco, la nostra forza non è questa. Siamo disarmati, però siamo anche potentissimi. Perché? Perché abbiamo dal Signore la capacità di amare. Portiamo nel mondo un amore che non è di questo mondo, che viene dall'alto, che è inesauribile, che è gratuito, che onnipotente può generare nei cuori una vita nuova. Mi ricordo un momento, una scena importante di quando Madre Teresa di Calcutta andò per la prima volta all'ONU, alla Grande Assemblea delle Nazioni Unite, tutti riuniti, e il segretario, credo che fosse Pérez de Cuellar, la presentò all'assemblea con queste parole. Ve la ricordate, Madre Teresa Sì, piccolina signorina. com'era, l'anziana così che disse: vi presento la donna più potente del mondo. Alle Nazioni Unite, no? Dove contano i potentati. Vi presento perché poi lei aveva detto anche l'amore è la cosa più umile e più potente del mondo. Quindi quando Gesù dice vi mando come agnelli, eccetera, indica questo paradosso, che noi andiamo nel mondo disarmati delle potenze umane, ma anche ricchi, potenti per l'amore di Dio che ci accompagna. Poi questa parola vuol dire anche un'altra cosa implicitamente, che noi non andiamo nel mondo come pastori autonomi, come d'iniziativa propria. Non andiamo soli, andiamo come agnelli di Gesù, quindi membri del suo gregge. Andiamo insieme a lui, accompagnati da lui che ci manda, e andiamo anche in compagnia degli altri. Difatti, poco dopo Gesù dice che li mandò a due, prima dice che li mandò a due, nel senso che la missione è sempre anche qualcosa che ha a che fare con Gesù, con la sua Chiesa. Non è un'avventura solitaria, lo spiegava bene anche già Paolo VI nella Evangelica, nei Vangeli Nuntiandi. Lui diceva: ogni atto vero di evangelizzazione è sempre un atto ecclesiale che facciamo per mandato della Chiesa insieme ad altri. Ecco perché Gesù dice: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, vengo con voi. E
e voi appartenete a me, non siete soli nella missione. Anzi, c'è un effetto, io vorrei che voi verificaste se nella vostra vita sta succedendo questo effetto, che è questo, che man mano che noi andiamo agli altri nel nome di Gesù, scopriamo di più che il Signore è con noi. Perché la presenza che Gesù ci rivela di sé avviene nella missione, è una presenza missionaria. Se noi ci blocchiamo nell'amare e non facciamo quello che Dio ci chiede, anche la rivelazione di Dio verso di noi si blocca. Ecco perché la presenza e la forza di Gesù in noi è una presenza missionaria. Man mano che noi andiamo agli altri, Lui si rivela a noi stessi. Quindi anche riprendiamo coraggio nella nostra missione, abbracciamo i problemi del momento che possono essere grandi, a volte possono essere molto grandi, però non sono più grandi della nostra capacità di amare. Il Signore ci dà una capacità di abbracciare questi problemi e di trasformarli in un amore più grande. Concludo con una parola che sempre mi è piaciuta di Sant'Agostino, che dice così, molto bella questa: l'amore porta il peso senza sentirlo. L'amore porta il peso. Io ho visto delle mamme, dei papà che portano i bambini in braccio. Una volta mi ricordo a Medjugorje, una mamma con un figlio di 8 anni che aveva problemi, eccetera, se l'è messo sulle spalle, una mamma piccola, una donna, se l'è portato tutta la salita del Krisevac sulle spalle, quando a salire senza niente già è molto fatica. E lei poi ha detto no, gliel'ho fatta bene, per dire che c'è questo mistero. L'amore crea una potenza impensabile tante volte. Per questo vi benedico. Il Signore sia con voi. Padre Santo, ti ringrazio che ci dai questo giorno per approfondire anche il senso missionario della nostra vita e il paradosso della nostra presenza nel mondo come agnelli in mezzo ai lupi. Guidati e accompagnati da te, dalla tua Chiesa, aiutaci Signore a rinascere da una vita cristiana mediocre e malata a una vita bella, piena di te. Per questo benedico i tuoi figli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi auguro una santa giornata. Grazie.